progetto un nuovo tipo di macchina volante in un luogo di ricerche segreto nel nord della Germania? Gli americani e i russi si impossessarono di quella tecnologia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Era questo, come tanti affermano, il primo disco volante costruito dall'uomo. Prima che la Seconda Guerra Mondiale finisse, alcuni strani aeroplani sperimentali nazisti solcavano i cieli. Potevano essere la realizzazione di un prototipo tedesco che assomigliava molto a un disco volante. Forse c'era un tipo di disco volante proprio qui, in questo punto, e poteva decollare verticalmente. Forse sì. Lo Stato Maggiore dell'esercito statunitense era consapevole della tecnologia tedesca perché erano riusciti a requisire molto materiale. La ragione per cui i nazisti costruirono questa specie di aeroplani era di mantenere la loro superiorità militare. Non esitarono a uccidere migliaia di persone per mantenere il massimo segreto. Eravamo molto vicini a scoprire di che cosa si trattasse. Poteva cambiare la storia. Questo è sicuramente uno dei grandi segreti della Seconda Guerra Mondiale. I nazisti erano riusciti a sviluppare un prototipo che risultava invisibile al radar, che impediva le manovre dell'aereo nemico e che poteva viaggiare a una velocità supersonica. Questo può sembrare fantascienza, ma in molti credono che si siano avvicinati alla fantascienza. Verso la fine della guerra, molti supponevano che la Luftwaffe stesse sperimentando un tipo di aerei da caccia e di bombardieri più veloci e micidiali degli Hurricane e degli Spitfire. I nazisti cercavano con molta determinazione di mettere a punto un'arma superiore per affrontare il nemico che in precedenza aveva sempre avuto la meglio nelle battaglie aeree. Credo molto probabile che i nazisti stessero per sviluppare diversi nuovi tipi di aeroplani. Dobbiamo ricordare che all'inizio della Seconda Guerra Mondiale la progettazione degli aerei era ancora in uno stato larvale, perciò era un continuo sperimentare nuove idee. Hitler personalmente, ma anche tutti i grandi personaggi militari intorno a lui, erano interessati alla realizzazione di un'arma straordinaria, ancora di più nel momento della disperazione. In realtà hanno realizzato un UFO, ma troppo tardi per poter rovesciare l'esito della guerra. Ma nuovi documenti rilasciati e confessioni sul letto di morte di alcuni scienziati nazisti coinvolti in questo progetto segreto rendono l'idea di un'urgenza estrema per la realizzazione di un superaeroplano chiamato col nome in codice di Glocke, ovvero la campana, che avrebbe potuto cambiare il volto della storia. L'intenzione dei nazisti di costruire un disco volante alla fine non era un'idea folle. Per anni sono stati nella fase innovativa di poter realizzare prototipi con ali fisse, capaci di decollare verticalmente e con la possibilità di risultare invisibili ai radar. Gli ingegneri tedeschi erano, e sono tuttora, fra i migliori del mondo. Se mettevano a disposizione le loro menti per costruire un aereo, oppure un sommergibile o qualsiasi nuovo armamento superiore alle forze nemiche, allora sono sicuro che fosse nelle loro capacità, prima della fine della guerra, poter costruire anche particolari aerei molto strani, ma normali, per l'aviazione tedesca. È quindi possibile che siano riusciti nel loro intento. Tutto indica che i nazisti erano avanti rispetto alle forze alleate nemiche nel campo tecnologico. Secondo fonti sicure, risulta che la loro tecnologia, già dagli anni 20 e 30, era la più evoluta del pianeta. Un altro esempio di oggetto volante avanzato si è manifestato nella forma di un Foo Fighter, ovvero una serie di sfere che si muovevano nell'aria con estrema velocità, emettendo una luce che disturbava gli aeroplani nemici che sorvolavano la Germania.
La prima volta del loro avvistamento avvenne nel novembre del 1944, verso la fine della guerra, e a volte apparivano singolarmente creando una striscia luminosa davanti all'aereo nemico. A volte queste sfere agivano in gruppo, intorno e sotto il velivolo, per disturbarne l'azione. I nostri piloti, e stranamente più tardi anche quelli della Luftwaffe, raccontavano del mistero dei Foo Fighters. Questi oggetti erano assai veloci ed efficaci. Tutto questo fu messo a tacere per molti anni, ma sembra che gli ingegneri tedeschi abbiano prodotto tante altre macchine, che in generale venivano chiamate Foo Fighters. I piloti li hanno descritti assomiglianti alle luci di un albero di Natale e che sembravano voler giocare facendo dei giri vorticosi intorno all'aereo prima di sparire. I piloti inglesi, insieme all'equipaggio, confermavano che questi oggetti volavano in formazione con l'aeroplano e si comportavano come se fossero sotto un controllo intelligente. Non si riusciva ad abbatterli in alcun modo. Questo fenomeno era così diffuso che le forze alleate presero in considerazione seriamente questi avvistamenti, sospettando che gli oggetti misteriosi potessero essere delle armi segrete tedesche. Sembra che i nazisti avessero costruito macchine volanti tecnicamente avanzate per ottenere una superiorità militare. Ma questo design, così moderno e innovativo, finì con l'essere interpretato come opera extraterrestre. Il fatto che i Foo Fighters apparvero nello stesso tempo in cui i tedeschi costruivano questi aerei innovativi ci suggerisce l'idea che queste sfere fossero aerei tedeschi controllati a distanza. Questo però non si può dire con certezza, perché proprio in quegli anni cominciavano a verificarsi i primi avvistamenti di oggetti volanti non identificati. È chiaro che se fossero stati oggetti extraterrestri avrebbero potuto disturbarci ovunque. Pertanto dobbiamo pensare che fossero certamente un tipo di aerei tedeschi segreti. Dal 1944 in poi, le forze alleate hanno distrutto il cuore industriale della Germania, che in quei tempi era nel nord del paese. Perciò pensiamo che Hitler e il suo alto comando abbiano deciso di spostare le loro progettazioni più sensibili e segrete oltre il confine, in un'area nel sud-ovest della Polonia, al confine con la Cecoslovacchia, chiamata Wroclaw. Era una zona montagnosa, abbandonata e lontana, difficile da raggiungere. Costruirono un enorme complesso sotterraneo chiamato Der Riese, ovvero il gigante, che oggi è noto col nome di Montagne del Gufo. Questo complesso era costituito da varie sezioni interconnesse costruite all'interno delle montagne, che risultava invisibile dall'alto e sicuro da ogni attacco militare. Alcune di queste sezioni svilupparono insieme diversi aerei e armi segrete. Questo assicurava che se una di esse fosse stata scoperta o compromessa, le altre avrebbero potuto continuare a lavorare. Il nome in codice di questo progetto era Lothar, che secondo alcuni documenti dell'intelligence ritrovati dagli alleati dopo la guerra, era diventato la priorità assoluta per il comando tedesco dal 44 in poi. Era convinto di poter realizzare qualcosa che gli avrebbe permesso di vincere la guerra. I nazisti erano così brutalmente colpiti dalle forze alleate che tutte le loro infrastrutture erano sotto minaccia e anche le loro invenzioni. Quindi presero una decisione: dobbiamo lasciare questo posto. E così si trasferirono nel sud della Polonia. Stavano celati all'interno delle montagne. Facevano dei bunker che nessun tipo di bomba avrebbe potuto scalfire in superficie. Dal punto di vista di Hitler, questa era la cosa più intelligente che potessero fare per la produzione di questi macchinari e, come sappiamo, per il suo reparto missilistico che era agli albori. Lui voleva tenere tutto al sicuro dalla Royal Air Force e ha fatto quanto ha potuto. I nazisti abbandonarono questi complessi sotterranei nelle ultime settimane della guerra. Ma le rovine del Der Riese sono ancora lì, nelle profondità delle montagne, nonostante che la maggior parte delle sezioni siano col tempo collassate o si siano allagate.
uno storico militare e giornalista di Varsavia, Igor Witkowski, mentre faceva una ricerca su progetti segreti, ha accettato la mia richiesta di visitare due complessi rimasti ancora accessibili. Il primo era conosciuto come la base Ozovka, che probabilmente era la casa di Die Glocke, o la campana UFO. Stiamo per entrare in una delle sezioni sotterranee nel sud-ovest della Polonia, che viene chiamato Riese. Fa parte di un complesso molto grande che i tedeschi stavano costruendo durante l'ultima guerra. Era uno dei luoghi più segreti, se non addirittura il più segreto, sotto il diretto controllo delle SS. Questo l'ho riportato specificamente in un mio libro. Si trattava di un progetto di assoluta priorità. Tu pensi che stessero costruendo lì una specie di aeroplano? Lì c'è una costruzione che, secondo me, potrebbe assomigliare a una piazzola dove gli aerei si potevano alzare verticalmente. Oltre a tutto questo, ci sono anche delle testimonianze dirette di prigionieri che risalgono al tempo di guerra e che dicono di aver visto alcuni oggetti che volteggiavano in aria, senza però emettere alcun rumore. Dal momento che stavamo entrando nelle montagne, non sapevo cosa aspettarmi. È veramente possibile che i nazisti abbiano costruito una specie di UFO qui fuori? E se così fosse, che aspetto potrebbe avere questo complesso sotterraneo? Questa prima era una miniera o sono stati i tedeschi a costruire tutto? No, l'intenzione è stata quella di costruire questo complesso militare come un posto di comando, come un qualsiasi tipo di postazione nei tempi di guerra. Bene, ho capito. Ok. Chiudi. Quando hanno iniziato a costruirlo? Hanno iniziato a costruirlo nel 1943, utilizzando i prigionieri di un campo di concentramento situato nelle vicinanze e poi rinchiusi qui. Bene. E che cosa veniva realizzato in questo complesso? Secondo uno dei prigionieri che aveva accesso ai documenti tedeschi, doveva essere il luogo per la messa a punto finale. Ok. A cosa potevano servire queste nicchie qui dentro? Ah, questa è una mitragliatrice. I complessi sotterranei in questa parte della Polonia erano davvero eccezionali. C'erano centinaia e migliaia di lavoratori in stato di schiavitù che scavavano verso il cuore della montagna per creare questa impenetrabile città sotterranea. Se qualsiasi nemico avesse tentato di lanciarsi e di avvicinarsi all'entrata di questa fortezza, sarebbe stato subito intercettato e bloccato, perché tutto intorno era disseminato di postazioni di armi da fuoco. Inoltre, all'interno c'erano dei labirinti impenetrabili dove i tedeschi stavano sviluppando i loro aerei di livello avanzato e altre nuove armi che lo stesso Hitler aveva ordinato. Come potete immaginare, questo luogo era pieno di soldati tedeschi. Cos'è questo qui? Questo è quello che rimane degli armamenti delle SS ritrovati nei luoghi limitrofi dopo la guerra. Allora questi sono fucili?
Fucili, canne, tutto arrugginito. E questi cosa sono? Questo, per esempio, è un lanciagranate anticarro. E questo qui sì, è un caricatore. E questa è la testata. Sì, sì, infatti. Era un posto spaventoso, con una rete di tunnel che andava nelle stanze delle guardie, nei magazzini delle armi e anche nelle stazioni telefoniche. Tutto questo lentamente si sta degradando sottoterra. Credo che stessero sperimentando nuove soluzioni per vedere cosa potevano ottenere. Non so se loro sapevano quale fosse il risultato di queste prove, se potevano raggiungere un determinato obiettivo, ma loro erano tutti occupati negli esperimenti per verificarne il successo. Mi può raccontare qualcosa di più su Die Glocke, la campana? Bene, la campana era chiamata così per la... diciamo per la sua forma, ed era una sorta di acceleratore. Dentro c'erano due specie di tamburi o cilindri che durante l'esperimento giravano velocemente in direzioni opposte, emettendo diverse frequenze di radiazioni che erano molto, molto dannose. E a questo punto, per questo hanno sperimentato la campana sottoterra in camere speciali, come probabilmente questa che possiamo vedere qui. Si trattava di un dispositivo di 4-5 metri d'altezza e quindi potrebbe occupare una parte importante di questo spazio. Quindi erano esperimenti segreti quelli che i nazisti svolgevano in questa galleria? Sì, questi esperimenti erano così segreti che dopo alcuni test furono costretti a evacuare e bloccare l'intero complesso. Die Glocke, o la campana, era fondamentalmente piena di imprecisati materiali radioattivi letali. Per farla funzionare e raggiungere in tal modo i loro obiettivi, un numero di eccellenti scienziati che stavano lavorando nella fase sperimentale morirono a causa delle radiazioni. Si trattava di un ordigno potenzialmente mortale anche per gli stessi tedeschi. Secondo alcuni piani ritrovati dopo la guerra, la campana in realtà era un dispositivo di propulsione per un aereo molto potente che poteva decollare verticalmente, che aveva due enormi dischi rotanti all'interno di una scocca cilindrica esterna. Questi dischi erano mossi da un'enorme energia, forse radioattiva, che forniva la necessaria spinta per il decollo verticale. Non sappiamo se la campana era un aeroplano o una bomba volante. Dunque si tratta essenzialmente di enormi laboratori sotterranei. Già, l'intera iniziativa comprendeva la costruzione di complessi industriali di ricerca e di posti di comando, simili a laboratori sperimentali. Era, come dire, l'ultima spiaggia, era l'ultimo tentativo per poter vincere la guerra alla fine del 1944. Tutte queste sezioni erano state studiate per essere interconnesse in modo da formare un complesso delle dimensioni, potremmo dire, simile a una piccola o addirittura media cittadina. Una delle cose che dobbiamo ricordare in questa fase della guerra era l'enorme differenza tecnologica rispetto a noi. Questi aerei sperimentali, questi nuovi macchinari misteriosi, alcuni con la forma di un disco, alcuni con ali mobili, insieme a tanti altri tipi di esperimenti, dimostravano la supremazia tedesca in questo campo. I loro ingegneri erano pronti a soddisfare qualunque richiesta provenisse dal comando centrale, dove Hitler dettava legge. Allora, quello che intendevano costruire era una specie di UFO? Quello che io posso certamente dire, e può essere confermato dai diversi documenti ritrovati, è che loro sicuramente lavoravano su un nuovo sistema, mettendo insieme la gravità con la fisica quantica. E di questo sistema noi oggi possiamo avere molteplici prove.
Dunque, i nazisti cercavano di sviluppare una propulsione antigravitazionale. È questo che sta dicendo? Sì, è così. Fino ad oggi questa è l'ipotesi più probabile. Adesso le posso mostrare alcune attrezzature che i tedeschi hanno lasciato qui. Ah, bene. Vicino a questo complesso sotterraneo si possono vedere gli elmetti, le maschere antigas, i lanciagranate anticarro. È, come può notare, tutto arrugginito, ma... Questa è tutta la vecchia attrezzatura che è stata abbandonata quando lasciarono il complesso. Sì, sì, hanno lasciato qui un gran numero di attrezzature. È incredibile. Questa, per esempio, è la canna di una mitragliatrice. Sì. Una MG-34. Un contenitore di bossole. Ah, sì. Ma... 88 mm. Sì, può provenire da un carro armato, può essere... Da un carro armato o da un antiaereo. Bene. Una maschera antigas? Una maschera antigas, sì. È chiaro che i tedeschi erano terrorizzati che il nemico potesse scoprire cosa facevano qui sotto. Posso dire che erano molto attenti nel mantenere questo segreto. Il primo fatto che lo dimostra è che il numero di ufficiali impiegati nel controspionaggio fu un record. Arrivò intorno ai 100, cosa del tutto insolita perché normalmente ne venivano utilizzati due o tre. Il secondo fatto che indica il grado di segretezza assoluto è che i prigionieri che lavoravano alla realizzazione dell'opera furono completamente eliminati nell'ordine di migliaia e migliaia di vite. Tutto allo scopo di mantenere quel maledetto segreto. È difficile descrivere la sensazione quando ci si muove in questa base sotterranea, ma quello che più si avvicina è un gran timore, un senso di malessere. È freddo, umido, e si avvertono la paura e l'odio qui, in questi lunghi tunnel e camere. Certamente non è una sorpresa quando uno sa che qua giù sono morte più di 40.000 persone. Personalmente trovo questo posto molto inquietante. Se i nazisti hanno veramente costruito il disco volante, probabilmente uno scienziato austriaco, Viktor Schauberger, è stata la figura più legata alla realizzazione del progetto. Ci sono notizie che nel 1934 Schauberger e altri scienziati fossero stati convocati da Hitler a Berlino per iniziare il lavoro su un aeroplano di nuova concezione. Il loro lavoro godeva di fondi illimitati e doveva essere svolto nel massimo segreto. Dopo la guerra, l'intelligence alleata ha trovato documenti che indicavano che questi scienziati avevano ottenuto alcuni successi. Viktor Schauberger, tecnico nazista, aveva questo motto: osserva e copia la natura. Fu il primo ad avere l'idea del cosiddetto aeroplano a repulsione, che aveva la capacità di sollevarsi verticalmente. Quindi, nel momento in cui riuscì a completare i primi disegni di questo prototipo, i nazisti si fecero subito avanti. Una volta che Hitler venne a sapere, seppure in questa fase iniziale, che una macchina poteva sfidare la legge di gravità terrestre, tutte le risorse vennero utilizzate per questo progetto, cosicché Schauberger poté realizzare un aereo abbastanza grande per imbarcare uomini, qualsiasi cosa volesse il Führer. Mi sembra assai probabile che i tedeschi cercassero di sviluppare un aereo capace di decollare verticalmente. Intendo dire che questo poteva rappresentare il Santo Graal per l'aviazione. La guerra era ancora in atto. Così questa cosa è diventata ancora più importante perché le piste d'atterraggio e gli aeroporti venivano bombardati sempre di più. Per questo sarebbe stato meglio avere a disposizione un aereo a decollo verticale. We'll be right back.
Si può affermare che gli alleati sospettassero fortemente e che forse avessero anche certezza di questo programma di sviluppo top secret che poteva spiegare i numerosi avvistamenti in cielo di aerei non identificati. Quindi, una volta caduto il regime nazista nel 1945, i russi e gli americani non vedevano l'ora di mettere le mani su questi dati e documenti e sugli scienziati che gravitavano intorno ad essi. Gli americani organizzarono un'operazione segreta per portare la maggior parte di questi scienziati nel loro paese. Il nome in codice era Paperclip. Verso la fine della guerra c'era una competizione incredibile, voglio dire frenetica, per avere contatti con tutti questi scienziati che erano i cervelli che rappresentavano l'elite tecnologica della Germania. Tutti li ricercavano, li voleva la Russia, perfino l'America, che delle forze alleate era quella più in grado di poterci riuscire. Prelevato Werner von Braun e messo a capo della NASA, sviluppò il razzo Saturno V. Inizialmente fu lui ad aver progettato i razzi che centrarono Londra. Pertanto fu una gara non soltanto per prendere Berlino, ma anche per acquisire alta tecnologia. Alla fine della guerra, gli alleati hanno acquistato più di 2 milioni di brevetti dall'industria tedesca. Questi brevetti furono offerti gratis alle industrie private della Germania, della Francia, dell'Inghilterra e della Russia. E per loro fu una grande, autentica fortuna. In effetti, finita la guerra, c'erano progetti per costruire dischi volanti sia da parte statunitense che da parte russa. Il progetto russo era chiamato Tarielka. Per gli Stati Uniti e il Canada, in collaborazione, invece, The Avrocar. Nel 1953, la stampa internazionale riportò una notizia straordinaria. I canadesi stavano lavorando su un disco volante. In realtà, la Avro Company in Canada era finanziata dagli americani allo scopo di sviluppare un aereo che avesse la forma di un disco. I due aerei erano stati modificati. Su uno effettuavano test statici e in volo nello stabilimento Avro. Sull'altro facevano test all'interno di una galleria nel centro di ricerca Ames. Gli americani hanno investito molto denaro in questo progetto. Non esageratamente, ma pur sempre una somma ragguardevole. Ma i canadesi procedevano a rilento e dopo un certo tempo realizzarono un aereo test, del quale esiste un filmato, in cui possiamo vedere un aereo che fa salti di 2 metri per poi ricadere a terra. Una performance davvero deludente. Dopo questo, gli americani hanno capito che tale investimento non era produttivo e così hanno cancellato il progetto. Ma c'è un'altra storia. Molti pensavano che ci fosse stato un vero complotto perché pubblicamente, da una parte, l'Avrocar appariva come un progetto fallito, mentre dietro le quinte esisteva un altro disegno in cui gli americani erano riusciti a realizzare un vero e proprio disco volante che possedeva grandi capacità tecnologiche, ma ovviamente per ragioni strategiche nessuno poteva sapere di questo nuovo progetto. Il secondo complesso dove Igor voleva portarmi si chiama Sobon e si trova in un luogo molto diverso rispetto a Osoka. Era una base dove c'erano sezioni sopra e sottoterra, inclusa una piattaforma dalla quale poteva alzarsi verticalmente un aereo, forse addirittura un UFO creato dall'uomo. La piattaforma aveva il nome in codice di The Hanabau. Oh, guarda qui! Che cos'è questo? A che serve? Sinceramente, non lo so di preciso che cos'è, ma potrebbe essere una piattaforma circolare per testare oggetti che possono decollare e atterrare verticalmente.
In generale, uno spazio come questo viene costruito per collaudare elicotteri e droni a decollo verticale. E questa in particolare può essere stata costruita per oggetti volanti, perché secondo me non c'è lo spazio sufficiente per altro. Mi può chiarire una cosa? Quindi qui poteva esserci un oggetto volante? Qui dentro, sì. Che poteva decollare verticalmente. Forse questa può essere una spiegazione. La base è stata sorvegliata dalle truppe d'élite delle SS, che hanno mantenuto il livello più alto di sicurezza. Infatti, l'intera valle era circondata da migliaia di soldati, posti di blocco sulle strade e postazioni di armi da fuoco. Gli storici hanno dato un soprannome alla zona, Nazi Area 51. Quindi, qualunque cosa i nazisti stessero facendo qui, qualsiasi esperimento, volevano essere sicuri che nessuno si potesse avvicinare. Non solo questo. Bisogna tener conto anche che migliaia di prigionieri stavano lavorando qui soprattutto sottoterra e nessuno di loro è sopravvissuto. Per quale motivo è accaduto questo? Semplicemente perché, secondo la nomenclatura tedesca, erano portatori del segreto. Quindi non avevano il diritto di lasciare in nessun modo questo posto. E se erano stati portati qui, voleva dire che erano condannati per stare qui per sempre. Sono venuti per lavorare, sono venuti per morire. Esattamente. Se i nazisti avessero sviluppato una macchina a propulsione antigravitazionale, che aspetto potrebbe avere? Quale propellente l'avrebbe mossa? Me lo può dire? Dunque, l'aereo probabilmente era di forma rotonda, più o meno piatta. Lo possiamo evincere dal fatto che il campo che lo circondava è geometricamente simile. Poteva essere come un piatto o come un disco, ma poteva assomigliare anche a una tazza. Tutto questo collega questa ricerca con i Foo Fighters, per esempio, perché ci sono molti documenti del progetto LOTAR in merito e possiamo dire con assoluta certezza che i tedeschi si stavano accingendo a produrre strani macchinari volanti e strani aerei che erano in grado di fare manovre che sarebbero state impossibili per qualsiasi altro aereo costruito secondo le norme convenzionali dell'epoca. Quindi stavano lavorando sottoterra. Che c'è qui sotto? Bene, possiamo dire che qui siamo sopra una vecchia miniera che è stata occupata dalle SS. Ed era un complesso enorme che hanno trasformato in un centro di ricerca e di guerra con un nome in codice, LOTAR, per la precisione. Lo spazio a disposizione era vastissimo, pari circa 20 milioni di metri cubi, una cosa del tutto unica al mondo. E così anche il sistema di sicurezza. Quindi mi sta dicendo che sotto di noi c'era un gigantesco laboratorio scientifico. Era un enorme complesso scientifico e anche industriale. E ci sono buone ragioni per credere che così fosse dalle testimonianze dei prigionieri di guerra. La campana, per esempio, era stata testata qui. Inoltre era anche utilizzato per i progetti di ricerca più segreti del Terzo Reich durante l'intera guerra. Questo progetto sarebbe stato molto diverso dagli UFO tradizionali, soprattutto per la forma, e poi perché non sappiamo esattamente se fosse stato programmato per qualcos'altro. In altre parole, o era un dispositivo per il lancio con tutto il suo potenziale misterioso all'interno, oppure era capace, da solo, di volare e di portare, chissà, dei composti tossici da disperdere sopra il nemico. È
È inutile dire che gli alleati hanno preso veramente molto sul serio tutta questa faccenda di nazisti e UFO. I Foo Fighters erano forse luci inoffensive che volavano attorno all'aereo. Ma se i nazisti avessero sviluppato alcuni aerei supersonici che potevano evitare non solo gli aerei, ma anche i radar, allora poteva essere possibile per questi aerei portare un carico esplosivo devastante, utile alla distruzione di Londra o anche di New York o Washington. Quando si è fatto buio, Igor mi ha portato nelle gallerie. Sono qui le gallerie? Sì, questa è l'entrata della rete dei tunnel. Sopra la vecchia miniera chiamata in codice Lothar. E adesso le posso mostrare questi tunnel. Guarda qua. Sì, la porta originale. È tutto originale qui. Questa parte del complesso, in realtà, è stata scoperta recentemente. Ok. Passiamo da qui? Sì. Grazie. Allora, tutto questo è esattamente com'era all'epoca? Sì. Sì. È in perfette condizioni. Sì. Hanno usato materiali di ottima qualità. Sì. Quanto è lunga questa galleria? Per quanto prosegue? Per molti chilometri. Veramente? Per molti chilometri. Per esempio, questo tunnel che è illuminato va avanti per 1,5 chilometri e poi, alla fine, c'è una frana. Sì, una frana. Straordinario. Andiamo qui. Quello che è strano è che ci porta sotto quella piattaforma dei test. Capisco. E come si può notare, in queste scanalature a sinistra sul muro, passavano i cavi dell'alta tensione che erano in grado di portare una grande quantità di energia, sufficiente al fabbisogno di un'intera cittadina. Perché avevano bisogno di tutta quella energia? Guardi, guardi qui. Vedi, questo è uno dei cavi e come può constatare sono pesanti. Sì. Estremamente pesanti. È solo un cavo? Sì. È così. È un segnale che ci dice quello che succedeva qui. Uno scopo puramente industriale e di ricerca. E questo sta a significare che accadevano cose molto grandi qui sotto, sicuramente. Dai dati in nostro possesso possiamo dedurre che quello che stava succedendo qui sotto era una cosa molto più grande che incorporava tutte queste sezioni di ricerca, il cui codice tradotto era Progetto Costruttivo Speciale S3. Tutto questo è riportato in un documento prezioso che stava a spiegare che era il più importante progetto delle SS durante l'intera guerra. Stavano progettando di costruire un gigantesco complesso sotterraneo, grande come una città, e probabilmente serviva per la ricerca e la produzione di armi strategiche completamente nuove. Qualcosa che gli permettesse di vincere la guerra. Allora, sta dicendo che questo era il progetto più importante e segreto che i nazisti portavano avanti durante la guerra? Sì, sono in possesso anche di un documento che dice che il progetto su cui lavoravano era stato approvato ufficialmente, ma non aveva un codice. Riferiva inoltre che il progetto sarebbe stato decisivo per cambiare le sorti del conflitto. Se pensiamo che quegli aerei supersonici avrebbero potuto raggiungere Mosca, oppure Londra, oppure New York, cosa sarebbe potuto accadere? Eravamo proprio sull'orlo del baratro. Tutto poteva succedere. Poteva cambiare la storia. Questo dove ci porta? Questo ci porta sotto la piattaforma dei test. Bene.
sotto la piattaforma e poi continua fino a raggiungere la centrale elettrica. È proprio qui che potevano effettuare i loro esperimenti? Sì, la maggior parte è qui, ma anche a un livello più profondo del complesso. Ho capito. Nell'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi avevano ancora molte risorse da impiegare in progetti molto avanzati e straordinari nel campo dell'aviazione e della missilistica. Inoltre, i tedeschi ne avevano centinaia per la realizzazione di aerei ancora più fantascientifici a propulsione supersonica e dotati di una tecnologia decisamente più avanzata di quella che avevano gli alleati in quell'epoca. La sigla UFO vuol dire oggetto volante non identificato, ma generalmente la gente pensa subito a un disco volante o a una specie di astronave intergalattica. Se parliamo del vero significato di UFO, allora sia i nazisti che gli alleati creavano oggetti che potevano rientrare in questa categoria. Credo che la cosa più importante su cui erano concentrati fosse la realizzazione di questo aereo a decollo verticale, per evitare di costruire piste o opere simili. Stavano cercando di creare un caccia da combattimento, viste le proporzioni ridotte dei prototipi che testavano. Di questo avevano assoluta necessità a questo punto del conflitto. Avevano bisogno di abbattere i bombardieri nemici, che a quell'epoca facevano incursioni sul suolo tedesco. Era una necessità inderogabile. I nazisti stavano avanzando sotto il profilo di nuove tecnologie, quella di propulsione e quella magnetica. Tutto questo oggi lo vediamo sotto un punto di vista meramente spettacolare. Ma non credo che loro avessero l'intenzione di costruire astronavi. Si trattava puramente di mettere a punto nuove tecnologie.